anticipo del sabato pomeriggio, Napoli e Frosinone in campo al San Paolo per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri per dare seguito alla bella vittoria di Bergamo e provare a restare in scia alla Juventus, i giallazzurri per trovare punti preziosi in chiave salvezza su un campo certamente difficile. Una sfida che vede opposte la squadra seconda in classifica e quella che, al momento, è al penultimo posto, con ben 24 punti di differenza. Per il Napoli sarà anche l'ultima partita prima della sfida decisiva per il passaggio del turno in Champions League, quella in programma martedì sera ad Anfield Road contro il Liverpool. La probabile formazione del Napoli punto proprio in vista della partita in Inghilterra contro i Reds, Ancelotti potrebbe adottare un colto termine, anche perché a Bergamo, contro l'Atalanta, sono scesi in campo quelli che generalmente sono gli 11 di Champions League. E i cambi, rispetto all'ultima partita, potrebbe essere addirittura 9. Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne sono, da inizio anno, gli unici insostituibili per Carlo Ancelotti e anche la partita contro il Frosinone non dovrebbe fare eccezione. La rivoluzione parte dal portiere, con Alex Meret pronto al debutto. Il portiere ex Udinese si è fatto male nei primi giorni di ritiro a Dimaro, ora sembra veramente essere arrivato il suo momento. In difesa, detto di Koulibaly, dovrebbero riposare Maximovic, Raul Albiol e Mario Rui. Il terzo per semplice per nulla, i primi due perché non sono al meglio. Al fianco del senegalese, dunque, potrebbe esserci il giovane Sebastiano Lutente, con Malcui e Isai sugli esterni. E centrocampo prevista una rivoluzione totale, con ben 4 uomini diversi su 4. Un altro. Diawara e Zielinski dovrebbero partire dal primo minuto contro il Frosinone, solo Elin tra i titolari potrebbe rientrare nell'11 di partenza. In avanti sarà Arkadiusz Milik il partner di Lorenzo Insigne, dopo il gol decisivo a Bergamo contro l'Atalanta. Panchina per Dries Mertens e Callejon, a riposo in vista di Liverpool. Punto la probabile formazione del Frosinone. La squadra di Longo, invece, dovrebbe partire con il solito 3-4-2-1, con gran parte degli uomini che hanno sfiorato la vittoria nell'ultima gara casalinga contro il Cagliari. Un cambio potrebbe esserci in difesa, con Briganti al posto di Capuano a completare la linea 3 con Goldaniga e Ariaud davanti a Sportiello. Il centrocampo, invece, dovrebbe essere confermato in blocco, con Zampano Benito ai lati di Cibs e l'ex Maiello. Un altro ex, Camillo Ciano, dovrebbe giocare in attacco con i confermati Daniel Ciofani.